Amici detectoristi, buongiorno, sono Leonardo Ciocca di Detector Shop Italia. Sono qui oggi per introdurvi alla guida rapida al Garrett AT Pro. Eccolo qua. Questa macchina, davvero un best seller della casa texana, ha introdotto tantissime novità rispetto alla precedente serie Ace, tra cui il bilanciamento automatico, la possibilità di essere immerso fino a ben 3 metri, sia in acqua dolce che in acqua salata, due modalità audio, la funzione Iron Audio, che poi è stata ripresa anche con il Garrett Ace 400i, ma che è stata introdotta per la prima volta su questa macchina qui, una risoluzione maggiore, un target V, quindi avrete la possibilità di avere un'indicazione numerica a due cifre dei vostri target. Ovviamente è una macchina multitono, è dotata di una piastra da 8,5 pollici per 11 pollici doppia D con teste smussate, leggera, ben bilanciata. Non ci resta che aprire la scatola, vedere come si monta lo strumento, imparare a effettuare il bilanciamento del terreno, l'impostazione all metal e iniziare subito a fare le nostre prime buche. Cosa ne dite? Iniziamo? Andiamo dunque a vedere che cosa c'è nella scatola del Garrett AT Pro International. Vi faccio vedere. Intanto ve ne parlo. Come dicevo, è una macchina monofrequenza, 15 kHz, adatta quindi a una ricerca generale, ma capace di avere una certa sensibilità anche sugli oggetti molto piccoli. Iniziamo subito dal control box, bello robusto come al solito. Abbiamo i manuali in lingua italiana, il manuale in lingua inglese, abbiamo anche un DVD in lingua inglese che vi spiegherà tutte le funzionalità. In più ovviamente avete i miei video, la cartolina di garanzia. Andiamo a vedere che cosa c'è in questa scatola. E ci sono le cuffie con filo MS2. Queste cuffie non sono waterproof, volendo, se si desidera, si possono acquistare anche delle cuffie waterproof completamente immergibili. Queste non sono immergibili, sono comunque di buona qualità. Ovviamente non possono mancare il set delle aste. Vediamo che sono dotate di due cam lock che serviranno per stringere per bloccare le aste terminali e quella intermedia al control box, in modo da rendere tutta la struttura molto molto stabile. E in ultimo abbiamo la piastra doppia D, 8,5 pollici per 11 pollici, con teste smussate, ottima per la separazione dei target, dotata di buonissima profondità e di gestione della mineralizzazione del terreno. Nella bustina con i manuali troveremo anche il kit di dadi e rondelle in gomma che ci serviranno per fissare la piastra sull'asta terminale. Passiamo dunque al montaggio dello strumento. Apriamo ora il pacchetto, la bustina con il dado e la vite in fibra e con le due rondelle in gomma. Facciamo attenzione a non perderle, perché ci serviranno appunto per bloccare la piastra sull'asta terminale. La prima cosa che dobbiamo fare è appunto quello di inserire le rondelle di gomma negli appositi incavi che sono presenti qui e qui sull'asta terminale. Non è possibile sbagliare, ci sono delle piccole estrusioni, le allineeremo con i fori sulle nostre rondelle e applicheremo una piccola pressione. Svitiamo quindi il dado dal bullone, andiamo a umidificare, magari con un po' di saliva, le nostre rondelle in gomma e le faremo entrare all'interno delle alette della piastra. A questo punto basterà inserire il bullone, il dado, e l'andremo ad avvitare. Ora uniremo l'asta terminale che abbiamo appena montato con l'asta mediana in metallo. Per fare questo non dovremo fare nient'altro che allentare un po' il collar lock, andare a premere i tasti a molla e far scorrere le due aste l'una dentro l'altra.
per il momento troveremo una posizione che farà scattare le due molle. Ecco qui, vedete che sono uscite da entrambe le parti. L'asta a questo punto rimane bella rigida. Successivamente poi potremo serrare il collar lock per rendere la struttura assolutamente stabile e rigida. Andiamo ora ad inserire la parte di manico con il control box sull'asta mediana. Per fare questa operazione io suggerisco di allentare il collar lock, inserire l'inizio della parte terminale dell'asta con il control box, premere con le dita i due pulsanti a molla, farli entrare e anche stavolta farli uscire dal secondo buco. A questo punto semplicemente ruoteremo il collar lock per rendere la struttura assolutamente solida. Andiamo ora a avvolgere il cavo della piastra intorno all'asta. Come al solito, la mia solita raccomandazione: ribaltate la piastra all'indietro e fate passare il primo giro del filo sopra l'asta. A questo punto, ruotando, lasciate un po' di lasco, vedete qui ci deve essere un'ansa un po' morbida. A questo punto, facendo girare il metal detector, vediamo che il filo rimarrà bello aderente all'asta. Arriveremo poi fino al control box e dovremo infilare il jack nel connettore. Questo jack è protetto da un tappino che lo preserva dalla polvere, lo sviteremo e lo metteremo da parte, facendo attenzione a non perderlo. Ora c'è un'operazione un po' delicata, ma che in realtà è molto semplice: l'inserimento dello spinotto della piastra all'interno del connettore. Come vedete, il connettore è fatto in un modo un po' particolare, ha questi due pin e questa parte, questa mezza luna con due forellini. Andremo quindi a collimare in modo corretto il connettore. Si può inserire in un modo solo. Lo infileremo bene in fondo e poi con la ghiera andremo a chiudere questa ghiera di sicurezza in modo da rendere la connessione assolutamente sicura e addirittura stagna. Dall'altra parte abbiamo questo tappino che serve per proteggere il connettore delle cuffie. Anche questo tappino tenetelo da parte. Se non usate le cuffie, tenetelo sempre, sia se lo utilizzate in acqua, ma anche se lo utilizzate su terra, questo lo proteggerà dalla polvere, quindi mi raccomando, non lo perdete. E andiamo quindi adesso a montare le cuffie. Anche la cuffia MS2 con filo fornita in dotazione è dotato di un tappino di protezione sul connettore, che è avvitato sulla ghiera. Non dovremo fare nient'altro che ruotare la ghiera per liberare il tappino. Vedete che questa volta però la Garrett è stata molto attenta, ha messo questo laccettino in plastica. A questo punto non dovremo fare nient'altro che unire il jack nell'apposito connettore. Anche in questo caso vediamo che c'è questo singolo pin, questa volta è un pin soltanto e la lunetta ha soltanto un foro. Anche in questo caso la possibilità di unire queste due parti è unica. Fate attenzione appunto a non forzare troppo la connessione, anche perché questo dentino potrebbe inavvertitamente piegarsi. Anche in questo caso questa bella ghiera metallica ci permette di avere una connessione salda e assolutamente stagna. Queste cuffie
sebbene non siano immergibili in acqua completamente, è possibile quindi andare con il metal in immersione sotto l'acqua. L'importante è che i padiglioni non si bagnino, quindi potete tranquillamente lavorare con il detector completamente immerso. L'importante è che appunto non facciate bagnare i padiglioni. Vi ripeto, se volete completamente immergervi, quindi anche le cuffie, potete acquistare le cuffie speciali subacquee piezoelettriche che potete trovare sul nostro sito web. Vi ricordo inoltre che le cuffie col filo hanno gli archetti regolabili per adattarsi alle dimensioni della testa e hanno anche il controllo di volume regolabile con questo pomello. La sostituzione delle batterie è veramente semplice. Per accedere al portabatterie dovremo ruotare questo tappo presente sul muso, andremo poi a sfilarlo lentamente e vediamo che qui c'è un portabatterie con 4 pile stilo da 1,5 volt con un'autonomia di circa 20, 25, anche 30 ore volendo, a seconda dell'utilizzo che ne fate. Se utilizzate le cuffie per esempio risparmierete un po' di energia. Mi raccomando di reinserire le pile cariche con il giusto voltaggio e di rimettere il tappo in maniera corretta in modo da garantire la tenuta stagna del tappo stesso. Coloro che conoscono già l'AT Pro avranno notato che quest'ultima edizione monta un nuovo manico. L'impugnatura prima era completamente in spugna, un po' come quelle della serie Ace, adesso invece è stata inserita questa impugnatura in gomma antiscivolo, piuttosto morbida, con un bel grip, che viene utilizzata anche sul modello maggiore, l'AT Max, quindi una cosa davvero molto comoda. In più sono state rinforzate le alette poggiagomito, che tra l'altro sono regolabili attraverso dei fori. È possibile spostare leggermente il poggiagomito e regolarlo chiudendolo con questa vite, ed è stato dotato anche di un comodo passafilo in modo che potrete far passare il filo della cuffia sotto il bracciolo in modo da non crearvi intralcio, di non avere il filo penzoloni. Anche questo modello è dotato di banda velcro che serve per bloccare l'avambraccio in modo da rendere l'impugnatura ancora più comoda, ed è possibile appunto adattarla alla grandezza del proprio avambraccio in modo da rendere tutta l'impugnatura molto solida e alleggerire il carico del peso dal polso e dalla mano. Non ci resta ora che verificare che tutta la procedura di montaggio sia andata a buon fine semplicemente accendendo lo strumento. Lo possiamo fare premendo il tasto di accensione che si trova qui sulla sinistra del display. Sentite questo beep e vediamo che si sono accesi i LED qui sul display. Siamo oramai praticamente quasi operativi, non ci resta adesso che impostare la modalità All Metal Zero Disc, quindi quella modalità che ci permette di sentire qualsiasi tipo di metallo, effettuare il bilanciamento del terreno e poi saremo pronti per la nostra ricerca. Per selezionare la modalità Zero Disc non dovremo fare nient'altro che cliccare sul tasto di accensione e vedere che questa icona con scritto zero non si illumini. Potete vedere qua sopra, non so se si riesce a vedere, è accesa la modalità standard. Come vi dicevo, questo metal detector è dotato di due modalità audio, la modalità standard e la modalità pro, con caratteristiche diverse. La modalità standard è sicuramente la più semplice, anche perché praticamente emula le modalità audio della serie Garrett Ace, quindi anche con lo scampanellio per gli oggetti più conduttivi. Per tutti coloro che iniziano ad utilizzare lo strumento per la prima volta, suggerisco appunto di prendere confidenza con la modalità standard, che è sicuramente un po' più tranquilla, meno nervosa, lo strumento rimane più stabile, più controllabile. Poi se magari venite proprio da una macchina di serie Ace, troverete appunto l'ambiente molto molto familiare. Come ho detto, basterà metterci in modalità zero, quindi in questo momento nessun metallo viene discriminato. Vediamo infatti che le barrette qua sopra, che ci indicano la discriminazione attiva, e anche
questo piccolo valore numerico qua sopra, cioè un piccolo valore, vedete, questo 00 ci dice che sostanzialmente tutta la scala della discriminazione è stata completamente disattivata. Adesso vi faccio vedere come si effettua il bilanciamento del terreno. Effettuare la procedura di bilanciamento con il Garrett ATPro è davvero questione di pochi secondi ed è davvero semplicissimo. Non dovremo innanzitutto fare altro che cercare una zona del terreno dove sostanzialmente non ci sono target metallici o altri oggetti metallici, quindi il metal detector non dovrà produrre alcun segnale. A questo punto non faremo altro che tenere premuto il tasto GND Ball, che è presente in basso a destra, e pomperemo lo strumento. Sentite questo suono? Pomperemo la piastra fino a quando questo suono non diventa praticamente silenziosissimo. Rilasciamo il tasto e la procedura è fatta. Con la modalità zero disc attivata ed effettuato il bilanciamento del terreno, siamo pronti per cercare. Potremmo al limite regolare la sensibilità se per caso magari ci sono dei disturbi rilevanti rivenienti dal terreno o magari da tralicci presenti. Vi farò vedere poi come c'è la possibilità di modificare la frequenza di base per ridurre questi disturbi. Quindi possiamo regolare con la sensibilità attraverso l'apposito tasto e siamo pronti per cercare. Impareremo molto presto a riconoscere i target anche semplicemente ascoltando l'audio. Quando sentiremo un suono basso sapremo che probabilmente sarà ferro, quando sentiremo un suono intermedio probabilmente sarà magari un pezzo di stagnola, quando invece sentiamo un tono scampanellante come questo, dando un'occhiata al display vediamo che ci dà un'indicazione di 75. Quindi è un metallo ad alta conduttività che vale la pena magari investigare per valori molto bassi, compresi diciamo tra 0 e 20. Ecco qui un altro target nobile, l'indicazione a schermo ci dà un 53, quindi una conduttività intermedia, potrebbe essere un pezzo di stagnola, è molto al limite. In questo caso sentite che il suono è altalenante, con molta probabilità si tratta di un oggetto che non vale la pena scavare. Un tono basso come questo e con un'indicazione a video di 29-30 mi fa pensare a un pezzo di ferro. Vi ricordo che in questo momento siamo in modalità audio standard, quella più adatta ai principianti. Questa volta è un target che scampanellante e l'indicazione è anche piuttosto alta, quindi sicuramente questo target io lo andrei a scavare. Eccoci dunque alla conclusione di questa guida rapida al Garrett ATPro. Abbiamo visto come montare cosa c'è nella scatola, come montare lo strumento, come impostarlo in modalità zero disc, come effettuare il bilanciamento del terreno e come saper riconoscere alcuni suoni, alcune indicazioni del display per quanto riguarda la conduttività, quindi la tipologia degli oggetti che potrete ritrovare sepolti nel terreno. Ovviamente ci sarà un seguito a questo video, ci sarà una guida completa dove spiegherò tutte le funzioni disponibili sull'ATPro e come utilizzarle per ottenere il massimo delle performance da questo strumento. Vi lascio con qualche altro piccolo dettaglio. Innanzitutto vi raccomando di
acquistare un copripiastra per la bobina fornita in dotazione per proteggerla appunto dai graffi che si potrebbero formare durante l'utilizzo e quindi prolungarne la vita. Cos'altro dire? Per il momento è tutto, iscrivetevi al canale, magari mettete un like a questo video se vi è piaciuto, lasciate qualche commento, se avete qualche domanda sono sempre a vostra disposizione. Vi lascio con le solite raccomandazioni: rispettate la natura, ricoprite le buche, usate il metal detector in maniera responsabile e rispettate le leggi del nostro paese. Per il momento è tutto, da Leonardo Ciocca di Detector Shop Italia, alla prossima!